Allora, risposte alla prima puntata, la teoria dell'essenza. Allora, dopo aver fatto bene Platone, comprendere Aristotele è un gioco da ragazzi. Quindi è il vostro gioco. Due parole sulla vita, poi ve la studiate bene però. Nacque a Stagira, ai confini col regno della Macedonia, quindi proprio una città della periferia della Grecia, nel 384, muore l'anno successivo della morte di Alessandro Magno, che era stato il suo allievo, no? Di cui era stato precettore da quando era naturalmente ragazzo, e a chi gli chiedeva che cosa volesse fare da grande, lui diceva il grande. Tutti rimanevano un po' stupiti, però poi capirono che... Bene, quindi Alessandro Magno muore nel 313 avanti Cristo, e quindi lui nel 312, lui Aristotele. La cosa più importante è che studiò all'Accademia di Platone e poi anche insegnò nell'Accademia di Platone per 20 anni, fino alla morte del suo maestro, che criticava, era il più criticone di tutti gli allievi di Platone, il più originale, il più intelligente, tutti i suoi compagni lo chiamavano la mente, proprio perché riconoscevano la sua superiorità. Lo criticava, ma al tempo stesso lo venerava. E quindi alla sua morte capisce che doveva seguire la sua strada, e quindi poi dalle critiche passa all'elaborazione della sua filosofia, e dopo appunto aver fatto il precettore di Alessandro Magno, con l'appoggio di Alessandro Magno, l'aiuto di Alessandro Magno, che aveva cominciato a diventare Magno, fonda ad Atene una nuova scuola filosofica alternativa concorrenziale a quella di Platone, che prosegue con i suoi eredi, ma appunto viene surclassata dalla nuova scuola di Aristotele, che prende il nome di Liceo, la battezza Liceo. Perché? Perché l'edificio e l'area nella quale si trovava era dedicata ad Apollo Licio. Apollo Licio. Licio vuol dire dei lupi, ovvero sottinteso Apollo che uccide i lupi, che difende dai lupi. Liceo. Forse la parola vi dice qualcosa, e quindi adesso... Ma poiché... Aneddoto carino. Poiché Aristotele usava insegnare camminando all'interno del cortile giardino della scuola, e con tutti i suoi allievi dietro, la scuola venne soprannominata Peripato. Peripato vuol dire camminare in giro, passeggiare. Passeggiata. E i seguaci di Aristotele, i filosofi aristotelici, furono chiamati peripatetici. Peripatetici, cioè coloro che passeggiano intorno, che passeggiano in circolo. E poi, no, uno può scherzare e dire patetici, patetici, siete proprio patetici, dei filosofi patetici, ma
l'ultimo aneddoto significativo, quando muore Alessandro Magno, se la vede male ad Atene, perché ancora ad Atene sopravviveva il Partito Democratico Anti-Macedone. Quindi fugge immediatamente alla notizia della morte di Alessandro Magno, fugge da Atene dicendo: voglio risparmiare ad Atene un nuovo assassinio di un filosofo. No, Atene ha già ucciso Socrate, non è il caso che uccida anche un altro filosofo. Ma non lo dico per me, lo dico per gli ateniesi, che non voglio che si macchino di un altro nefasto omicidio, assassinio. Sì, in realtà probabilmente era molta fifa. Comunque, appunto, non sopravvive, come vi avevo detto, non sopravvive a lungo, sopravvive un anno, e poi segue il destino del suo famoso allievo. Bene, la mia interpretazione di Aristotele, perché Aristotele è super diversamente interpretato, è quella di un idealista immanente, cioè laddove Platone era un idealista trascendente, è meglio perché non è mai morto nel pensiero, Aristotele è un idealista immanente. Perché quindi entrambi idealisti? Perché entrambi sostengono che il fondamento di ciò che chiamiamo realtà sia un essere puramente razionale, puramente ideale. Per Platone, lo sappiamo, il mondo delle idee, le idee in senso. Per Aristotele, questo fondamento prende il nome di essenza, oppure anche di Dio motore immobile. Dio motore immobile. Motore, ciò che dà il movimento, ma che in se stesso è immobile, pur rimanendo immobile. Essenze e Dio motore immobile sono puramente razionali. Il Dio motore immobile è una super essenza, è una meta essenza, puramente razionale. Evita, chiaramente Aristotele evita di usare il termine idea, e vedremo perché non vuole, appunto, vuole smarcarsi. Ma comunque la sostanza è la stessa, cioè idealismo, differenza, appunto, il mondo delle idee per Platone è nell'iperuranio, tra virgolette, lo sapete, cioè è al di là della dimensione spazio-temporale, e invece per Aristotele le essenze, eccezione solo per la super essenza, ma le essenze sono nella dimensione spazio-temporale, sono tutt'uno, sono per così dire immerse nel mondo fisico. Ma adesso questo per darvi, no? Vi è chiaro, ma è solo, diciamo così, una panoramica introduttiva. Partiamo invece, come sempre, da ciò da cui bisogna partire, cioè dalle critiche, ovvero dai problemi sollevati da Aristotele nei confronti della filosofia di Platone. Aristotele muove a Platone fondamentalmente due critiche. La prima critica: le idee sono troppo diverse dalle cose fisiche, per poter rendere pensabile, effettivamente pensabile, che le cose fisiche siano copie delle idee.
perché qualcosa sia copia di un originale, ci deve essere un minimo di affinità tra l'originale e la copia. Se l'originale è assolutamente altro dalla copia, in realtà non c'è nessuna copia, non si può copiare. Ovvero, una cosa ideale, una cosa puramente razionale, un ente puramente razionale può essere l'originale di un altro ente razionale copiato. Una cosa fisica può essere la copia di un'altra cosa fisica, ma secondo Aristotele una cosa fisica non può essere la copia di una cosa puramente, totalmente razionale. C'è un abisso ontologico incolmabile. E certo, Aristotele sapeva che Platone aveva risolto, aveva pensato, creduto di risolvere questo problema attraverso il mito del Demiurgo, in particolare attraverso l'opera del Demiurgo. Qual è, no, vi ricordate, qual è il trait d'union, cioè l'elemento che mette, fa interagire le idee che sono nell'iperuranio e la cora che è da tutt'altra parte, no, queste due dimensioni assolutamente alternative. Il ponte è il Demiurgo, ma Aristotele dice, caro Platone, ma come un filosofo come te che racconta una favoletta, in realtà questa favoletta serve semplicemente a mascherare, a mettere una toppa sul buco della tua incapacità di spiegare come sia possibile che il mondo fisico sia copia del mondo delle idee. Aurora, hai qualche problema? Dimmi, ti vedevo perplessa. È chiaro? Abbastanza cattivo. E proprio per questo, ma in realtà Platone apprezzava Aristotele più di tutti gli altri, perché proprio perché era il più critico, e nei suoi dialoghi della vecchiaia, in particolare nel Parmenide, in cui Platone con infinita onestà intellettuale affronta i problemi, anzi si autocritica, no? Cioè evidenzia i problemi della sua filosofia, i limiti, i buchi della sua filosofia, riporta anche le critiche di Aristotele, ne fa tesoro per poi cercare di trovare una soluzione. Quindi Platone apprezzava Aristotele proprio perché era il più critico, non importava che fosse il più intelligente, importava che fosse il più critico. Questa però è solo la prima e forse è la più debole delle due critiche fondamentali. Sentite allora la seconda, che è decisamente più tosta e interessante, che in un certo senso è un corollario della prima, ma molto più potente. Allora, le idee in quanto idee sono immutabili, immobili e immutabili, sostiene Aristotele. Il mondo fisico, tutte le cose fisiche invece, tutto il contrario, sono la mutevolezza permanente, costante. Il mondo fisico, aveva ragione Eraclito, è mutamento, è divenire continuo, incessante. Tutto cambia, non c'è mai, appunto, no, non ci si bagna mai nello stesso fiume, addirittura nemmeno una volta sola, perché ti tuffi ma già l'acqua è cambiata e tu sei cambiato. Allora, come fanno le idee, no, che sono invece immobili, immutabili e che oltretutto non fanno mai il bagno in nessun fiume, questa è la cosa
non si lavano mai, poi vabbè, lasciamo stare tutto. Come fanno le dee a spiegare il mutamento di tutte le cose? Cioè, se tutte le cose sono copie delle dee e se tutte le cose mutano, come fanno ad essere, da cosa copiano la mutevolezza, visto che le idee sono immobili? C'è un problema di copiatura che a voi dovrebbe essere ben noto. Come fate a copiare da un compagno qualcosa che il compagno non ha scritto? Avete mai provato a copiare un foglio bianco, il foglio bianco del compagno? C'è qualcuno di voi che ha avuto da dire di scegliere come compagno da cui copiare uno che consegna il foglio bianco? Maria Celeste, ti è capitato? No. Cosa preferisci di solito? Copiare da un bel foglio bianco? Ma potrebbe essere pieno di errori! E invece almeno il foglio bianco non ci sono errori. Guardate che le cose sono più complicate di quanto possano apparire, eh? Allora, avete colto, no, qual è la seconda critica, perché è molto, almeno a me sembra molto più potente. Se una teoria filosofica deve rendere conto del funzionamento della realtà fisica, deve innanzitutto spiegare questa proprietà fondamentale, universale, necessaria del mondo fisico, che è il divenire. Se una teoria idealistica non spiega il divenire, fallisce. Quindi, da queste due critiche, chiaramente possiamo già intravedere, e poi finisco, intravedere in quale direzione si muove l'elaborazione della nuova, no, del nuovo idealismo immanente di Aristotele. Cioè, si tratterà per Aristotele di costruire un idealismo in cui l'elemento razionale, il fattore razionale, sia strettamente unito all'elemento fisico, in maniera da poter interagire con esso e quindi in maniera soprattutto da poter spiegare il movimento, da poter, in maniera tale da poter rendere le essenze, cioè i fattori ideali della realtà fisica, le essenze, altrettante cause motrici del divenire, del mutamento di ogni cosa. Buon sabato del villaggio.